benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, di show numero 204, Giorgione! Oggi iniziamo qui in studio. Non faccio Giorgione. Ma anche meno, Maragna, puoi fare anche un po' meno. Oggi vedremo se è davvero così bello essere pro. Ne parleremo un po' il Maranga e poi intervisteremo uno dei corridori professionisti italiani più esperti in gruppo. Iniziamo lo show. Story! Senti la vena che si ingrossa qua, story! Oggi la vena. No, perché non mi riguardano, show, vedo sta venazza qua grossa, mi fa impressione. Devi dire, forse è meglio calare un po', no, non ha senso lì di calare. Vabbè. Comunque, non è tutto oro ciò che luccica, anche il ciclismo professionistico ha i suoi contro, diciamo così. Recentemente è uscita anche un'intervista di Jay Vine, corridore della Alpecin, che poi è passato quest'anno, il prossimo anno passerà al Team UAE. Tra l'altro Jay Vine viene da Zwift, sì, dal mondo Zwift, ha vinto due tappe la Vuelta quest'anno, che dice che insomma sì, bellissimo coronare il sogno di passare professionista, però prima cosa a oggi non ho guadagnato granché, mi sono dovuto pagare i ritiri in altura da solo. È una vita piuttosto dura, spesso dormiamo in hotel dove non c'è aria condizionata, si dorme malissimo e diventa poi difficile recuperare, però comunque sto sempre vivendo un sogno. Allora la gente si chiedeva, scusa, ma se non ci sono tutti questi lati negativi, ma quale sogno stai vivendo? È il sogno di essere pro, tra l'altro un po' anche di ottimo livello. Sì, ci si rende conto a fine carriera, secondo me, di quanto si è sacrificato per il ciclismo e quanta fatica si è fatto per raggiungere un proprio obiettivo, perché se pensi che si rinuncia a gran parte delle cose che un ragazzino deve fare da giovane, da adolescente. Non si va alle feste, non si esce, si sta meno con gli amici, bisogna studiare, quando magari è tardi si è tornati ai allenamenti, quindi sicuramente la vita da giovane è difficile per poter arrivare nelle condizioni di poter passare. Una volta passati si è sempre più controllati, da un lato giustamente con l'Adams e il passaporto biologico che controlla la sorpresa, dall'altro però, soprattutto negli ultimi 5 anni, anche da preparatore, che sono sempre più esigenti visto che il livello si alza e quindi devi sempre mandare i file e essere controllato. Non si può sgarrare col cibo, bisogna sempre stare attenti a cosa si mangia, anche se magari si vuole mangiare qualcosa così, ogni tanto si può, ma più delle volte bisogna stare in riga. Poi mettiamoci anche il lato economico, che c'è una buona parte del gruppo che guadagna uno stipendio, diciamo, normale, sì, magari qualcosa in più rispetto a un impiegato, però considerando poi le spese che ci sono per ogni tanto pagarsi i ritiri o comunque fare le cose nel modo migliore, anche con gli integratori, mangiare in un certo modo, sì, comunque le spese ci sono, quindi non è che metti tanti soldi da parte, no, per dire mi metto a posto, faccio tutti questi grandi sacrifici e poi una volta che smetto poi me la godo. No, anche perché il corridore medio ha una carriera di 10 anni e guadagna, se parliamo di corridori medi, 5-6 mila euro al mese, sì, prendendo la media fra tutti. Forse anche meno. Negli anni top. No, al medio, non medio, non entry level. Sì, sì, che comunque già... Però siamo già positivi, tanto, stiamo 5.000 euro al mese per 10 anni. Vivi bene in quegli anni lì, sì, però la carriera finisce a un certo punto e devi capire come reinventarti. Ti sei comprato la casa, bene, hai bisogno di meno soldi, non devi più pagare un mutuo magari, però insomma non è... bisogna anche pensare a quello che succede dopo. Io ho fatto 10 anni da pro e da appena ho smesso avevo bisogno comunque di avere un'entrata, uno stipendio. Tu eri medio-basso, io ero fame, quindi non rappresentiamo la media, diciamo. No, ho fatto un paio d'anni che ho guadagnato il bar veramente bene, però no, poi aspetta, non basta. Veramente bene, non far pensare, veramente bene non no, è... No, veramente bene sono quella cifra vicina che hai detto prima tu, che è il medio, che dovrebbe essere, esatto, la media per, secondo me, per un professionista che corre il giro, che comunque fa un'attività di alto livello. Sì, perché ricordiamo che invece il minimo sono 1.800 euro al mese. 1.750 euro. E quello è quello che prendono la maggior parte dei ciclisti. Nelle professional. Nel World Tour sono di più. Pochi che prendono quei soldi, nel minimo però ce ne sono comunque. C'è un po' di più. Quindi diciamo che bisogna mettere via dei soldi, bisogna inventarsi un futuro dopo e durante tutto questo la famiglia viene trascurata molto. Si è via tanti giorni, anche 200-250 giorni all'anno lontano dalla propria famiglia. Tutto questo per inseguire il proprio sogno, che non hai assolutamente la certezza di poter raggiungere, soprattutto se vinci un certo tipo di corsa. Esattamente. Quindi vale davvero la pena? È tutto così bello? No, bisogna. Noi parliamo anche a una community in cui ci sono ragazzi giovani, no? Che magari sognano di arrivare al professionismo, però è giusto essere chiari, cioè ci sono dei lati un po' meno positivi, devi sapere a cosa vai incontro.
ci sono delle sfumature meno belle. Una cosa che a me non piace è il fatto di essere controllato ogni giorno quando esco in bici. Io, per fortuna, negli ultimi anni si iniziava a controllare, ma non in maniera così assidua. Adesso, dai preparatori, adesso tutte le volte che tu esci hai registrato il tuo allenamento e lo devi mandare subito al preparatore, quindi ogni giorno è come... Vabbè, quello lo fa in automatico, il problema è il feedback che ricevi da preparatore. Sì, non so. Non ti sei allenato. Però adesso hanno già un'altra mentalità, quindi sono già più predisposti a questo tipo di controllo, quindi ovviamente io ci soffrirei, quelli di adesso sanno che è così. Poi da casa ci direbbero, noi che andiamo a lavorare un lavoro come un altro, quindi è giusto essere... Quindi no, non apriamo questa parentesi Non apriamo, io mi sveglio alle 6 per andare in fabbrica, perché qui stiamo parlando comunque di ciclismo, sì, sicuramente sì. Il lavoro è duro di per sé, il ciclismo è un lavoro ed è durissimo, quindi sì. È giusto così, per carità, però giusto far capire che non sono tutti... No, non è tutto oro quello che luccica, e a tal proposito mi piacerebbe a questo punto dare la parola a un professionista che è passato nella nostra epoca, ma è tuttora in attività, quindi ha visto un po' come si è modificato l'ambiente in questi ultimi 10 anni. È tra la fascia alta, sì, diciamo, non è la media. A livello economico, quindi lui può parlare delle altre sfumature che non sono sicuramente il fatto economico. Sentiamo Matteo Trentin. Qual è il lato negativo dell'essere un pro? Ti tira qua quello. Cosa? Quelli. Non ti come di questi non li posso mangiare tutti qua. E se tu fossi una persona normale te li mangeresti? No, mangio uno. Oltre a non poter mangiare quello che si vuole. Buono. So che è buono. Ma quali sono gli altri lati negativi? Sempre. No, che finisce. Giusto, a godersi il croissant. Ma c'è già le munizioni? L'ho già mangiato. No, lati negativi, non so. Avere Peter Sagan dietro di te mentre fa un'intervista che parla, così devi farla 5 volte. Tanto mangio. Vai. Oh, buono. L'ho già mangiato. Bravo. Io ho smesso. No, dai. Ci viaggia tanto, però fa parte del nostro lavoro. A me piace, non ci vedo gli altri negativi. Magari ecco quando sei in Belgio con meno. Io ho detto che non abbiamo mai lavorato. Peter Sagan dice giustamente che non ha mai lavorato, cioè non ci sono lati negativi, vero Peter? Non esistono lati negativi. Sono positivi. Mi metto io la telecamera quando sono 2 gradi e piove, tira vento. Si lamenta in Belgio, però Peter. Ma il fatto di essere... Un'altra roba. Cycling Inspiration, o ispirazione ciclistica, vedete voi, terzo posto, Max 16, Colombo. Il solo rumore delle foglie del fango in una fredda, assolata giornata di novembre. Serve altro. Ma si vede che c'ha il gambone lui. Ma che gambone? Sta facendo una passeggiata in mezzo al bosco. Sai qual era il suono più comune quando andavo io a novembre, che riprendevo la stagione in montagna? Così, ero nei boschi con un fiatone là. Una nuvola di vapore. Ho capito, però vuoi mettere, cioè, scoiattoli che senti scappavano. Il tuo fiatone va benissimo, ma non hai camion, macchine che ti sorpassano, che ti sfiorano. No. Cioè senti solo il rumore del tuo fiatone e della natura. Il camion dai, nei confronti degli scoiattoli. Bellissimo, bellissimo. Poveri scoiattoli. Secondo posto Marco Garbo, 1988, quando sei in pineta e sbagli il sentiero e ti ritrovi sulla spiaggia col tuo socio e vedi un tronco piazzato lì e ti vengono in mente Brambo e il Maranga sul video che spostano il tronco in spiaggia. È il momento di fare una foto e caricarla, quindi metti 11, allini pedivella e valvole, spero che ti pubblichino la foto. Bravo. Beh, ti ho pubblicato la foto e anche vinto un premio. Ha citato anche il video della Ressa Cross Italy. La Ressa Cross Italy dove meglio ancora il video dei bloopers dell'anno scorso, no, questo, dove questo si vedevano... Fedelissimo, Questo è un fedelissimo che veramente conosce tutto di GCM. Sì, ma la storia del tronco la sai, o ci segui sui social o sui bloopers di che si vedria... Sì, sì. Voi, io filmavo perché mi sono rifiutato. Bellissimo. Vabbè, andiamo al primo posto. Si dicono posto. Che siano diminuiti molti matrimoni su quella spiaggia da quando aveva sposato il tronco. Non vanno più a fare le foto, le coppie. Abbiamo rovinato proprio la location. Sono i fotografi impazziti. Sì, purtroppo dovevamo fare il video fatto bene, quel tronco era in mezzo, ragazzi. Cercate di capire, insomma.
Primo posto Azario Ondino, Tour of Catalunya, Mirador al Puig de la Forca. Sosta con bagno spettacolare, bravo Azario. Sosta. Abbiamo prenotato questa foto sia perché è bella, sia soprattutto perché hai caricato veramente un casino di foto sulla Second Inspiration. Sì, giusto 15. Quindi premiamo la fedeltà. No, più che altro anche l'impegno che ha profuso. E anche dei post sul Maloghe d'inverno, no, c'è cose interessanti. Vittoria bravo, meritata, bravo, caro Azario. Bravo, 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 bravo. Quindi caricate anche voi le vostre foto sull'app e soprattutto se ne caricate un macello come ha fatto Azario, è più probabile che ci salti fuori qualcosa di bello e interessante. Manca il Parco Bici, cioè, che sto scelto io la foto. Vai, giorno. Vediamola. Claudio Tirillo, finalmente dopo tanti sacrifici, però, eccola! Appena l'ho vista me ne sono innamorato, ho iniziato a pedalare con una Emonda SL5, la voglia di migliorarmi, di avere qualcosa di più emozionante, in cambio elettronico, ed il freno a disco era tanta. Aspetta, quindi la voglia di migliorarmi, di avere il cambio elettronico, il freno a disco era tanta, alla fine ho ceduto. Okay. Ho ceduto, mi viene quasi da piangere al pensiero che adesso sia mia. E già so che vivremo molte esperienze fantastiche insieme, ma solo quando ci sarà il sole. E al momento seguo la filosofia del Brambo. Però non ci siamo. Strada magnata, poi segui uscire. La mia filosofia, ma non ci siamo. Il Parco Bici deve essere un luogo per gente con Asperger, cioè deve essere proprio un posto in cui mi carichi la foto, non mi dici nulla, non voglio tutte queste cose, me le metti nella Second Inspiration così vinci anche i premi. Questa è proprio la foto in cui non ti premiamo, ma la devi fare come dico io. Vabbè. L'hai fatta quasi come dicevo io, però hai messo i coprivalvole rossi e non mi metti le valvole allineate, mannaggia. Ma sì, ma questa sono una GoPro dietro. Però ho appena comprato la bici, quindi potrei riprovare tra un po'. Sembra una GoPro quella che abbiamo intanto ti puoi divertire, ma sarà una luce. Una GoPro. Una GoPro. Un Parco Bici un po' diverso, davanti a una libreria, così. No, sto scherzando, Claudio, grazie, la foto. Io sai che della bici, divertiti. Io non c'è bisogno che sia perfettini come vuole Giorgione. Se quando fai lo show da solo. Va bene così. Poi guarda, ha fatto una dichiarazione d'amore per la sua nuova track, dai, si rompe i faroni. Andiamo avanti, continuate a caricare le foto sulla Stack Inspiration, Parco Bici. Sull'app di GCN. Sull'app di GCN, app di GCN. Gente fa cose, inauguriamo una nuova sezione del GCN Italia Show. Non abbiamo chiamato l'impresa della settimana perché c'è l'impresa della settimana, sono magari anche cose successe qualche mese fa, no? Sì, come l'idea era quella di chiamarla impresa della settimana, però a me piace più gente che fa cose perché fa cose. Non c'è bisogno di fare per forza imprese, come però è stata fatta in questo caso. Leggiamo un'impresa fatta tra luglio e agosto da quattro persone pensionate che hanno deciso di partire da Cirié in Piemonte e andare a Capo Nord sono in bicicletta. Tutti signori over 60. E hanno fatto 200 km di media al giorno con 30.000 metri di dislivello attraversando tutta l'Europa. Tra l'altro quando arrivi in Norvegia dici sono arrivato in Norvegia, ma manca ancora arrivare su. Hanno attraversato Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia, poi la Norvegia. Tra l'altro hanno passato i 30.000 metri di dislivello. Quindi è una vera impresa, anche perché, ripeto, non sono dei ragazzini. Cioè, bravi, cioè, quindi, non ho parole. Fateci sapere nei commenti di questo show, magari anche sui social, AGCN Italia, non a me, il Maranga, se avete fatto imprese o anche solo cose, non lo so, cose folli, un po' folli. Che dai, ha senso menzionare in uno show, quelli che pedalavano in lockdown attorno alla casa per 24 ore, cose. Gente non, che fa non le cose. Chiamiamo imprese perché non vogliamo far sentire eroi nessuno, no. Cioè, perché gli eroi sono altri, però gente fa cose. Come la Giorgia, quindi che ha appena finito gente fa cose. La Gio, che ha appena finito la sua tabella FTP build su Swift, e quindi mi ha chiesto, ho finito la tabella, adesso cosa faccio? Adesso facciamo un bel test e iniziamo la parte un pochino più impattante della preparazione. Lei non mi è più amica. No, perché ha capito cosa anche lei fa cose. Cosa aspetterà, dovrà fare cose molto più impegnative con l'apice sarà il Selvino. Va bene, andiamo avanti. Questa settimana su GCN Plus potete vedere un'altra tappa della UCI Track Champions League a Londra, il giorno 1 e il giorno 2, il 2 e il 3 dicembre, con commenti in italiano, ma anche la Coppa del Mondo di ciclocross ad Antwerp. Tra l'altro c'è anche un nuovo docufilm sottotitolato in italiano. Sul deserto dei Gobi, esatto. Tra l'altro ha partecipato a questo progetto il nostro collega Conor Dunn insieme a Jenny Graham. La cosa bella è che attraverseranno quest'area remota del mondo. L'hanno già attraversato.
sì, chi lo vede, lo vedrà attraversare, a bordo di Fat Bike, e forse trovano anche una loro collocazione in posti così sabbiosi, un po' così. Ma hanno detto che sono andati, cioè tutto questo ambaradam, per cercare le pecore che girano in tondo, sai, in Mongolia che sono le pecore, sì, che girano. Sì, hanno trovato le pecore che girano in tondo. Lo vedrete nel documentario. Ma anch'io voglio andare con te nel deserto della Mongolia e vedere le pecore che girano in tondo. Con la Fat Bike. Dobbiamo farci finanziare anche noi. È che bisogna parlare inglese bene, Maranga. Parliamo un inglese maccheronico. Ah, bene, ma quello che deve avere secondo te andava bene. Dai, facciamolo anche noi un'impresa così. Proponiamola! Noi per ora le imprese le facciamo un po' niente più... Niente pecore che girano in tondo, capito? Dai, low cost. Avanti, dai. Come quella che è uscita domenica su come pedalare sul bagnato, un video pensato per i giorni di pioggia. Noi abbiamo fatto uno shooting a Mallorca, mi ha detto, oh, se piove dobbiamo aver pronti dei video da registrare in caso di acqua. Diluvio, usciamo a registrare sole. Ma adesso... È stato un video un po' macchinoso, però Andrea Gandolfo ce lo ricorda con questa vignetta, come guidare la bici sul bagnato con il boccaglio, perché abbiamo trovato una pozzanghera. Nei commenti tanti hanno scritto, io preferisco stare a casa, non avete dato il consiglio migliore, stare a casa. Ma questo, ragazzi, non so, a me lo dite? Questo è un consiglio, nel senso, se uscite, prendete acqua durante l'uscita, è un consiglio su come pedalare sul bagnato, oppure guidare sul bagnato. Oppure c'è gente che invece c'è scritto che ma piace pedalare a casa, sotto l'acqua. Abbiamo ma io sto a casa, sto anch'io a casa se piove, tranquillo. Proprio. Non c'erano dubbi. I tuoi commenti. Andiamo con la canonica lettura di alcuni vostri commenti, caro Giorgione. Iniziando con Vavo Video. Premesso che non sono contrario, ma cosa serve rendere le città a 30 km orari se tanto quasi nessuno rispetta questo limite sulle strade che già sono al limite 30 km orari? Aiutatemi a capire, e magari mettendo qualche velox. Proprio se per assicurarci che la gente rispetti. Secondo me l'obiettivo è proprio disincentivare l'utilizzo delle auto in città, sì, cioè quello. Mettere più bastoni possibili tra le ruote a chi usa la macchina che non ne ha strettamente bisogno. Cioè la macchina strettamente bisogno ce l'hanno chi ci lavora e ha bisogno di usarla, i corrieri, chi insomma non può muoversi in un'altra maniera, cercando di far stare a casa le persone che la usano solo per pigrizia in città. Ma c'è gente che deve portare i bambini a scuola, comunque cioè, è difficile. Beh, sono le cargo bike, Maranga. Cargo bike, sì, però... Cosa con cui mi sto attrezzando anch'io per mia figlia. Un dibattito, guarda, che non ti dico, ho visto il video, lo show della settimana scorsa. Poi sul discorso che in Italia ci sono tantissime difficile. Regole e non si fanno rispettare, sono d'accordo. Quello, figurati, cioè, sono d'accordo, sì. Però può essere una buona idea anche per... Io voglio che fai un video, facciamo un video su Giorgione che porta le bimbe, la bimba, insomma, la sua... Con la cargo, Diana, sì. Con la cargo. Ma appena mi arriva la cargo lo facciamo. Ho preso anche il sacchettino di cielo apposta per portarla quando piove. È inutile predicare bene Porazzo del Mare, bisogna smettere di portare i figli col SUV a scuola. Basta. Questo RSI. RSI, quello è lo sfizio, non ha un'utilità pratica, serve solo per bruciare benzina così. Va bene, dai, andiamo avanti. PGGR, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Proprio stamattina ho portato due persone ad una ASL con uscita direttamente sulle strisce. Mentre aspettavo è passata un'auto ad una velocità che se uno mette il piede fuori era morto. Ho subito pensato, qua bisogna mettere il limite di 30, ma poi ho ripensato, non servirebbe a niente, qua è la civiltà che bisogna cambiare, c'è poco da aggiungere per tutti. Beh, la risposta è uguale al commento di prima, cioè esatto. Bisogna cambiare la mentalità, una legge giusta che non riesce a essere fatta rispettare non vuol dire che non debba esserci, insomma. È proprio la mentalità che è difficile da cambiare in Italia, però un po' alla volta. No, ma un conto è il legislatore che fa una regola, e un altro conto è le forze dell'ordine che devono far rispettare. Cioè, sono due cose diverse. E un'altra cosa è iniziare piano piano anche a cambiare un minimo mentalità, le persone, sì. Chi vive in questo paese. Comunque, andiamo avanti. Alessandro Cerato, vai, leggi tu. In Svizzera fanno il bike control alle scuole elementari su base di giochi ostacoli e regole stradali sul cortile di certe scuole. E alla fine della quinta elementare fanno un concorso con dei premi per chi arriva in finale regionale. Io lo facevo quando ero elementari, facevo la gara di gincana. Sì, c'erano anche i giochi della gioventù quando ero piccolo io. Ma le fanno ancora queste robe? Cioè, la gincana all'elementare? La fanno secondo me di 30 anni le società ciclistiche che vogliono fare promozione nelle scuole, far conoscere la propria società, portano queste cose anche a livello bambini così per farsi conoscere, a volte succede. Però non so se qui in Svizzera è proprio organizzata a livello nazionale, secondo me è diverso. Lo fanno in Italia. Questo sul discorso ci vorrebbe un tutor che insegna le persone ad andare in bici. Tante persone non hanno capito la mia proposta. Al di là del fatto che secondo me se io avessi tempo lo farei, è un business, perché quando c'è una domanda ma non c'è un'offerta è business, perché c'è tanta gente che non sa andare in bici se
qualcuno ha pazienza di spiegarglielo, ci andrebbe e è disposto anche a pagare per farlo. Sì, sì, certo. E c'è tanta gentile che invece sa andare in bici e potrebbe spiegarlo a tempo per farlo. Se queste due cose si incrociano, perché saper andare in bici non è riuscire a pedalare senza le rotelline, ci sono tante sfumature del saper andare in bici. Sì, e si può imparare anche da adulti, che se ne dica, cioè non è che bisogna per forza essere bambini. Gabri, ciao, potreste spiegare la differenza, cosa cambia in bici e chi sono adatte, se cambia sito altro, tra le pedivelle da 162,5 e 170? Grazie. Allora, abbiamo fatto un video dove parlo delle pedivelle, vantaggi e svantaggi di pedivelle lunghe e corte, lo trovi in descrizione qui in alto, dove lo mettono. Il link. È un po' è più esaustivo di quello che ti posso rispondere qui, quindi ti consiglio di andare a vedere il video. Così facciamo salire un po' le views anche del video. Girato il lockdown in casa mia, filmato da solo dal supporto della cucina. Proprio, sì, roba vecchia. Questi video qua andrebbero rifatti un po' meglio, perché hanno avuto tante views, erano argomenti magari interessanti, ma fatti veramente alla spera. Come veniva. Spero nell'autofocus proprio. È sfocato, non è so fuori. Gianluca Avigo. Ho ricominciato a pedalare su Zwift da un mesetto, due volte a settimana, un'ora poco più. Come già capitato nelle ultime due stagioni invernali, ricompare un doloretto alla spalla destra, più o meno all'origine del deltoide, quindi qua. Ma cosa può essere? Durante la stagione outdoor, nulla. L'origine del deltoide è più sopra, l'inserzione qua. Questa inserzione è quella origine. Ah, ok. Comunque, perché sempre, se stando statico... Una cosa banale che mi viene in mente, magari tu hai un rullo di quelli in cui non si smonta la ruota posteriore, quindi lo posizioni, in quei rulli bisogna mettere un supporto sotto la ruota anteriore per tenere la bici in bolla, se non lo metti la tua bici in discesa, quindi aumenti il carico. Abbia più carico sulle braccia, quindi... Succede anche con alcuni rulli interattivi direct drive, tipo il Neo 2T di Tax, che per le bici da corsa ha bisogno del supportino davanti per poter stare in bolla, se non lo metti sei in discesa e questo quindi può caricare un po' più in avanti. Braccia. L'unica cosa che mi viene in mente, perché non si spiega perché se la bici è la stessa non hai problemi outdoor. Controlla. Simone Ov, ma che avete combinato domenica scorsa? Non vi ho mai visto così sfatti. Non vedo l'ora che esca il video. Abbiamo fatto il Monte Dinese con il Rishow. È stato abbastanza distruttivo. Cioè, sinceramente, ero provato alla fine. Sì, anch'io. Poi, vabbè, domenica prossima vedrete come ci siamo riusciti. Quando è che esce? 4 dicembre? Esce questa domenica. Questa domenica? Domenica che viene. Ok, allora nel prossimo show magari lo commentiamo. Esatto, un po' raccomando, un video da non perdere, che siamo fatti un mazzo tanto. Cioè, noi e i creator. Noi e i nostri video creators. E gli impattati che ci hanno aiutato. È stata proprio una cosa collettiva. Sì, infatti è stato bello per quello. È il giusto riconoscimento dei 200.000 iscritti. È proprio la metafora della GCN in Italia. Esattamente. Di tutto il nostro grande progetto, insomma, quindi non perdere questo video. Ragazzi, i commenti sono finiti e andiamo avanti. Andiamo avanti. Caption Challenge! La vena, la challenge. Cosa fai? La sfida distruttiva. Vuoi tirare le braccia come vecchi tempi? Davide ha messo il casco. La sfida distruttiva delle didascalie, perché è distruttiva, distruttiva questa sfida. E c'era vincere. La foto di Quintin Hermans, dentro una piscina turistica. Allora, a vincere Massimiliano Merati, direttore sportivo, ti ho detto di tenere la fuga a bagnomaria, non di fare un bagno con Maria. Io penso che Maria sia questa signora. Sì, quella che lo guarda bionda. Insomma, questa signora che lo guarda. Per non essere politically corretto, io avrei detto, direttore sportivo, ti ho detto di tenere la fuga a bagnomaria, non la... Dai, e mi fermo qui. Giorgione. Comunque bravissimo Massimiliano. Ale, vai. Alla presa, quasi. Andiamo con la foto di questa settimana. Ci sono due piccoli asinelli. Sì, questo è il deserto del Gobi. Non c'erano le pecore che giravano attorno. Stanno arrivando anche gli asini. Gli asini si sta mobilitando, girano... nuove specie di quadrupedi. Qui c'è una corsa, qui siamo a... Dove siamo? Cioè, abbiamo preso la foto. Non so, sarà Spagna con gli asini così. Al Saudi Tour, Arabia Saudi Saudita. Tour, Arabia Saudita. Pensa a te. Ragazzi, qui c'è da sbizzarrirsi. Quindi, via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo 204esimo GCN Italia Show.
È l'ottimo momento per iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché stanno arrivando cose veramente, veramente interessanti. A partire da questa domenica, Crociole 200.000, ma anche rivisitazioni di Babbo Sumo, cose. Comunque stiamo chiudendo. È un periodo. Stiamo chiudendo il 2022 con una valanga di video belli, interessanti, particolari. Cioè, c'è tanta carne al fuoco ancora. Ci sarà anche il video dei bloopers, quindi mi raccomando. Video dei bloopers. Iscrivetevi, commentate, mettete un like e arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Allora, chiudi, tagliare!